Il PSI si preoccupa dell'ingresso della città di Gela all'interno dell'area metropolitana di Catania. Da dove è nata questa idea e quali saranno i temi che affronterete? Ma oggi inizia un percorso del nuovo PSI che si apre alla città per spiegare quali sono le nostre iniziative per un sviluppo del territorio non solo gelese, ma del comprensorio, quindi parliamo di realtà come Niscemi, come Piazza Almerina, che devono creare, secondo noi, i presupposti per andare oltre il contenuto burocratico e il contenitore burocratico che rappresenta la provincia, che rappresenta i liberi consorsi, che rappresenta la città metropolitana. Oggi crediamo che il nostro territorio deve accettare quella che è la sfida, una sfida di sviluppo, una sfida strategica, una sfida che ci deve permettere, attraverso delle iniziative serie, concrete, di andare oltre. Oltre perché in questo momento la necessità è quella di creare delle strutture reali, concrete, che ci permettono di superare questo momento. Oggi non possiamo permetterci di chiedere aiuto a chi aiuto non è disposto a darci. Oggi noi vogliamo dare un segnale alla città di apertura e di condivisione delle nostre proposte, dei nostri progetti e delle nostre idee. Oggi noi abbiamo l'intenzione di iniziare un percorso condiviso di tavole rotonde, di forum, per aprirci ai liberi professionisti e alle persone, a tutta la gente che è disposta a un reale cambiamento. Vedremo un po' che cosa potrebbe cambiare con l'ingresso di Gela nella città metropolitana di Catania, peraltro atto voluto fortemente dalla collettività. Se c'è un progetto del territorio si vince, se c'è un territorio forte si vince, se c'è un territorio debole si muore. Qual è il ruolo del partito? Noi abbiamo un progetto del territorio, noi abbiamo elaborato un programma, vogliamo con chi, tipo Franzone, Cordaro, Curreri, verranno quelli di Piazza Almerina, verranno di Niscemi, comitati, vogliamo confrontarci, non se siamo contro o a favore di chi. Noi siamo a favore di un nostro progetto di sviluppo e quindi se la condividiamo, questo progetto di sviluppo è il progetto nostro e devo dire onestamente è l'unica via, non perché è un problema contro Caltanissetta, è perché è l'unica opportunità che non possiamo perdere nonostante la classe politica, gli altri come classe politica, sono contrari a questo.